Per il book up da Piazza Repubblica Libri siamo qui con Regis de Samorera, lo scrittore franco-brasiliano, autore di Marito e Moglie. Gli poniamo giusto due domande. Allora, per prima cosa vorremmo sapere se si ricorda del suo esordio come scrittore. Allora, si ricorda del suo esordio nella scrittura e che all'inizio si trattava di lettere. In generale dei film. In linea di massima delle ragazze. E quando ho scritto le lettere, mi sono rendu conto a ce momento là che potevo passare 8 ore su una frase senza m'embêter. E mentre quando scriveva queste lettere si rendeva conto, si è reso conto che poteva passare 8 ore di fila su una frase senza annoiarsi. E che mi sentivo a mia place. Che gli sembrava di aver trovato il suo posto. Alors qu'en même temps j'aimais beaucoup lire, petit à petit je me suis donné le droit de peut-être essayer les films. E visto che gli piaceva molto leggere, pian piano si è dato come si è autorizzato quasi a iniziare a scrivere. Il y a un écrivain américain qui s'appelle Richard Bottigan qui m'a beaucoup aidé à un moment à juste penser que je pouvais écrire. E c'è uno scrittore americano che in un certo momento della sua vita l'ha aiutato a pensare che un giorno sarebbe potuto diventare scrittore, un scrittore americano che si chiama Richard Bottigan. Parce que quand j'ai lu ces livres, je ne me rendais pas compte que je pouvais écrire des livres comme ça et que c'était comme pour moi comme une invitation. E che leggendolo si è reso conto che per la prima volta che si potevano anche scrivere dei libri di questo genere e lui ha pensato per la prima volta guarda posso scrivere dei libri di questo genere, di questo tipo. Même si ce que j'écris aujourd'hui est peut-être de plus en plus. Anche se forse quello che scrive oggi è sempre più diverso. Passiamo alla seconda domanda e chiediamo allo scrittore che cosa consiglia alle persone che si avvicinano alla scrittura. Allora, che cosa consigli oggi se si approccia dell'écriture o se si Alors, je conseillerais d'abord d'essayer de séparer l'écriture et le jugement sur l'écriture. Alors, la première chose que je conseillerais est de séparer la scrittura dal giudizio sulla scrittura. D'attendre au moins 24 heures avant de se demander ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont écrit. Di aspettare almeno 24 ore prima di chiedersi che cosa pensano di ciò che ha scritto. Parce que souvent j'ai l'impression qu'on s'empêche d'écrire au moment où on écrit, c'est pas possible de faire les deux à la fois. Perché spesso lui ha l'impressione che le persone impediscano loro stesse di scrivere proprio per questo conflitto. Sinon je conseillerais de lire tous les livres de John Steinbeck. E altrimenti consiglia di leggere tutti i libri di John Steinbeck. De se redemander s'ils veulent vraiment écrire. E di chiedersi a questo punto se vogliono veramente scrivere. Ciao!